proseguono i lavori di restauro dell'acquedotto Vasariano che dovrebbero concludersi a breve. L'opera sta tornando dunque al suo antico splendore. Presto l'acqua tornerà a scorrere al suo interno sino ad arrivare in Piazza Grande. Ma di pari passo ai lavori di restauro, la Fraternità dei Laici, affiancata dalla Sovrintendenza all'Archeologia, ha portato avanti anche delle indagini che hanno riservato alcune sorprese. Primo, verificare se gli archi dove sono attualmente, in passato esisteva un altro acquedotto più antico o medievale oppure romano, e questo lo stiamo facendo degli scavi. Ho trovato anche una moneta antica in uno scavo archeologico, poi successivamente stiamo cercando una cisterna in prossimità delle mura, zona nord, in cui l'acqua poteva arrivare, e poi successivamente vogliamo capire fino in fondo se dall'interno del Palazzo di Fraternità possiamo accedere all'interno dell'acquedotto Vasariano per una visita e costituire quindi un parco vasariano. Saranno restaurati a breve anche i dipinti murari in una delle arcate dell'acquedotto Vasariano. La brigata degli amici dei monumenti ha da tempo elaborato un progetto per il restauro degli affreschi o dipinti murali che si trovano in un'arcata dell'acquedotto Vasariano. Sono di un certo valore. La brigata ha reperito i fondi grazie all'intervento di Don Natale e anche di altri. Abbiamo il progetto della Bianchi e quindi riusciremo a procedere al restauro di questi affreschi, che sarebbe veramente un grosso danno se fossero perduti, e sono al limite della conservazione. Siamo arrivati appena in tempo per poterli salvare.